è il termine latino, deber, ebraico, loimos, greco. Stiamo parlando di epidemie, in particolare delle pesti di una volta. Franco Cardini, addirittura abbiamo un articolo in Luoghi dell'Infinito che ci parla di un atlante storico della pestilenza. E già le prime immagini sono impressionanti, sono di quelle che addirittura hanno dei dettagli di qualcuno che pensa di proteggersi turandosi il naso. Dal morbo che devastò l'Atene di Tucidide al Covid-19, passando per lebbra, vaiolo, tifo e peste nera. Prima avevo usato quel termine appunto anche in altre lingue conosciute in antico, ma sicuramente ci sono tantissime altre declinazioni, volendo, di ciò che all'improvviso si scatenava e decimava in qualche caso la popolazione. Quando la scienza assomigliava molto a un'alchimia o a un credere alla magia, ma anche quando appunto il termine scienza non esisteva. Non per questo non è interessante riscoprire qualche dettaglio in più. Il reportage è lunghissimo, dico così perché naturalmente parlo proprio di uno storico medievista, Franco Cardini, che è come se avesse vissuto in quei tempi, visto quanta esperienza ha di documenti dell'epoca. E cominciamo proprio da questo capoverso. I nostri padri definivano con termini come l'ebraico deber, il greco loimos e il latino pestis affezioni contagiose di tipo diverso. Ad esempio le epidemie di tifo esantematico e il vaiolo, con le quali nulla ha a che vedere la peste vera e propria, che è solo una delle malattie epidemiche antiche, compagne degli animali e dell'uomo. Dunque l'esperienza già dice molto, dice di qualcosa che pian piano più si conosceva e meno si temeva, o almeno provocava non solo reazioni inconsulte, ma anche e soprattutto voglia di saperne di più, alla radice appunto di quella che noi oggi chiamiamo scienza, ricerca scientifica. La prima grande narrazione storica di un'epidemia si ha probabilmente con Tucidide, il quale descrive il morbo che colpì Atene nel 430 e fino al 426 avanti Cristo, con uno stile che avrebbe costituito un modello letterario per la tradizione successiva. Forse ricorderete che siamo nel V secolo, cioè nel secolo d'oro, per tutta la cultura che rimarrà qualcosa che ancora oggi rifulge nelle nostre radici. E ad esempio c'è anche questa sintesi che va ancora più indietro. L'Iliade si apre con la peste nel campo acheo, l'impero romano è attraversato da molte epidemie, l'impotenza dei medici è un tratto comune a ogni descrizione storica. Ritornando al V secolo di Tucidide, afferma che i medici erano impotenti. Chi non moriva si salvava non per le cure ricevute, ma in modo misterioso, come avvenne al narratore stesso. Il morbo allora sarebbe partito dall'Etiopia per progredire attraverso l'Egitto, di lì a occidente verso la Libia e oriente verso la Persia. Ma evidentemente c'è un certo azzardo da parte di questo cronista così importante dell'antichità, cioè Tucidide. Anche l'impero romano e la sua stessa capitale furono scossi da varie epidemie. Tacito parla di quella che flagellò Roma nel 65-66 e qui non si sfugga, siamo già dopo la nascita e la morte di Cristo. Siamo in un impero romano che avrebbe visto non solo tante diverse disgrazie, ma anche e soprattutto tanto fulgore, con tante conquiste
e soprattutto avrebbe creato pian piano le strade ed il diritto, che sono gli elementi più importanti e gli elementi positivi che ci hanno lasciato per sempre, o perlomeno sono arrivati fino a noi per ora. E ritornando appunto all'antica Roma, è incerto di qual morbo in quell'occasione si trattasse. La mortalità fu alta, al punto che vari appartenenti alla medesima famiglia venivano sbrigativamente cremati su un medesimo rogo. Ma non possiamo seguire cronologicamente tutti gli elementi, tutte le documentazioni che riporta e attraverso le quali ci fa rivivere tanti momenti difficili, soprattutto per quel che riguarda il nostro Mediterraneo e le popolazioni e le culture che sono sorte intorno ad essa. E andiamo alla peste già del VI secolo, la peste proveniente dall'Asia attraverso l'Egitto. Era il 541, flagellò Costantinopoli, che era evidentemente il luogo più importante dell'epoca per l'impero, e per poi investire anche l'Europa. Per la sua grande diffusione viene definita prima pandemia. E facciamo anche un altro salto riguardo alle immagini che sono messe a corredo di questo lungo approfondimento. Nelle pagine precedenti, la peste del 1348 a Firenze, un olio su tela che si trova alla Galleria d'Arte Moderna, proprio nel capoluogo toscano, e risale al 1828. Quello che stiamo vedendo ora è Eugène Ernè Ilmoche. Edipo e Antigone lasciano Tebe durante la peste. Anche qui siamo nel XIX secolo ed è un altro olio su tela, questa volta però al Museo delle Belle Arti di Orléans, se vogliamo vederlo non riprodotto ma attraverso l'originale, quindi è conservato in Francia. E proseguiamo con queste bellissime immagini che ci mandano ovviamente dei segnali quasi rassicuranti nonostante l'argomento di cui stiamo parlando. Ad esempio la miniatura che riporta un'immagine di lebbrosi risalente al XIV secolo. Qui siamo alla British Library, quindi conservato appunto nel Regno Unito, mentre Asclepio, che era proprio il dio, in qualche modo era stato divinizzato per la sua capacità di cura, detto anche Ippocrate, un bassorilievo del V secolo avanti Cristo che si trova al Museo Archeologico del Pireo ad Atene. Quindi una Grecia che è sugli scudi per quel che riguarda le vestigia, che è riuscita soprattutto a trattenere o a farsi restituire nonostante i secoli di distruzioni e saccheggi, ma questo sarebbe un altro discorso. Tra le malattie dell'età medievale, scrive ancora Franco Cardini, ha un posto speciale la lebbra, e come sappiamo ha un posto speciale anche nei Vangeli. Il morbo di Hansen era endemico, ma si è a lungo pensato che i contatti con l'Oriente al tempo delle crociate abbiano portato la malattia a diventare epidemica, soprattutto a partire dal XII secolo, anche se oggi diversi studiosi ne sottolineano la continuità. E come sapete, anche nella vita del grande serafico padre Francesco la lebbra ha avuto il suo ruolo e soprattutto, come sappiamo, sono occorsi molti e molti secoli per debellarla in tutto il mondo. Ma andiamo ancora avanti, dobbiamo voltare pagina perché ci sarebbero tante cose da dire, voglio almeno riepilogarvi con questo sommario. L'epidemia per antonomasia è la peste nera del 300. In Italia e Germania morì un terzo della popolazione. Il suo bacillo fu isolato solo alla fine dell'Ottocento, si intende sempre XIX secolo, perché noi a volte dimentichiamo che quando si parla di vicende che riguardano addirittura i secoli precedenti Cristo, dovremmo anche metterci davanti il 1000 quando c'è, come in questo caso, 1800, però le convenzioni a volte possono anche generare equivoci
riguardo a quella peste e la celebrazione di quanto accadde dal punto di vista letterario è ovviamente contenuta nel Decamerone di Boccaccio, un riferimento imprescindibile, tra l'altro, della nostra letteratura italiana. Cura, non soltanto per capire cosa stava succedendo a Firenze in quel periodo. Intanto è il momento di ritrovare anche alcune immagini come questa di Jos Liferin. San Sebastiano intercede per gli appestati. E qui siamo alla fine del XV secolo. Olio su tavola conservato negli Stati Uniti, nell'antica città di Baltimora. E se volete, immagino che ve lo aspettiate e ce n'è ben d'onde, facciamo riferimento anche a quello che racconta Alessandro Manzoni nel suo capolavoro I Promessi Sposi. Come sappiamo, scrive nell'Ottocento Manzoni, ma attraverso lo stratagemma del manoscritto ambienta la storia dei due promessi, Renzo e Lucia, a metà del XVII secolo, in quel 1600 che tra guerre e invasioni appunto di mercenari ne ebbe di calamità trasportate, soprattutto con conseguenze tragiche tra i poveri. Ma visto che abbiamo già un momento di sosta che ci attende, direi che possiamo restare, ecco, qualche secondo in attesa, magari intanto cercando di ricordare quella peste narrata da Alessandro Manzoni. E in questo momento eravamo giunti appunto a una peste celeberrima perché raccontata dal grande Alessandro Manzoni. Franco Cardini fa una considerazione molto interessante. Se per la peste del 300 le testimonianze di prima mano sono anche le migliori e le più famose, a partire da quella offerta da Boccaccio nel Decameron, in età moderna le cose sono andate diversamente. Alessandro Manzoni e Daniel Defoe hanno redatto le descrizioni più note, ma il primo scriveva nell'Ottocento della peste che nel 1630 aveva messo in ginocchio Milano. Vi ricordo che, tra l'altro, proprio la città di Milano, che era importante da molti secoli naturalmente, ebbe risparmiata invece la strage nella peste di 300 anni prima, quella appunto di cui abbiamo parlato, che infierì dal 1347 circa al 1351. E cosa nota ancora Cardini? L'autore del Robinson Crusoe, quindi Daniel Defoe, aveva assistito alla peste di Londra del 1665, era bambino allora, che aveva fatto circa 70.000 vittime. E ne racconta in un celeberrimo diario, non celebre come il suo capolavoro Robinson Crusoe, ma comunque un'opera molto interessante, soltanto più di 50 anni dopo, come dire, un ricordo di fanciullo che poi pian piano lievita in un'opera letteraria. Ma come avrete capito, non possiamo certamente dedicare più tempo ancora a questo atlante storico delle pestilenze. Semplicemente vogliamo chiudere con altre immagini, perché qui, per esempio, c'è la peste a Roma, un'immagine, un olio su tela, che è conservato nel Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria. Pensate quante cose abbiamo meravigliose nella capitale. È di un anonimo. Ed è del 600 come colori, come stile, lo avevamo probabilmente già intuito. Di un secolo successivo, invece, questa descrizione della peste a Marsiglia, molto incisiva, tra l'altro è solo un particolare che vediamo, è conservata a Montpellier, un olio su tela di Michel Serres. E non possiamo che chiudere questo bel numero di luoghi dell'infinito che probabilmente ci ha anche tolto un po' di curiosità. Nonostante questo, dobbiamo ancora parlare di qualcuno che non c'è più, ma il Covid non c'entra nulla.
perché parliamo di un artista che ha scelto anche l'impegno sociale, soprattutto attraverso le sue opere letterarie. Lo scorso anno ci sono stati tanti centenari, a partire da quello di Federico Fellini, a proposito di artisti, ma anche Alberto Sordi. Quest'anno si apre con Leonardo Sciascia, parlo naturalmente dei contemporanei, se vogliamo dare uno sguardo più indietro spicca ovviamente l'anno di Dante Alighieri, ma ne riparleremo. Eccoci con Famiglia Cristiana, una vita alla ricerca della verità. 100 anni fa nasceva il grande scrittore, il presidente della fondazione e una studiosa spiegano l'eredità che ci ha lasciato e noi leggiamo la sintesi. Per lui la letteratura era la chiave per penetrare nelle pieghe nascoste della cronaca. Fu il primo a denunciare l'intreccio occulto tra mafia e potere. Il legame con la terra d'origine gli fornì storie e personaggi per i suoi libri. Questa volta è Pietro Scaglione, c'è anche un box molto interessante in cui possiamo scoprire anche il suo rapporto con la fede. Intanto vi ricordo che nacque nella provincia di Agrigento, era Calmuto, la Sicilia delle lotte contadine, dello zolfo e dei minatori, un mondo che conosceva benissimo. Sciascia non fu soltanto uno dei primi scrittori a denunciare i legami tra mafia e potere, ma trasse anche ispirazione da differenti filoni letterari, da Pirandello a Manzoni, passando per Voltaire, quindi tre secoli diversi lo hanno ispirato, e anche tre stili e tre scrittori con un sottofondo culturale e valoriale anche abbastanza diversi tra loro. Vediamo in questo saggio perché vale la pena appunto di scoprire questa fondazione intitolata allo scrittore Antonio Di Grado, che è a capo della fondazione, e Barbara Di Stefano, generazioni diverse, coautori di In Sicilia con Leonardo Sciascia. L'editore è Giulio Perrone. E andiamo a questa scheda, se vogliamo, che è anche un'intervista in cui troviamo una dei figli di Sciascia, Anna Maria, anche in questo scatto, diceva: chiedetemi se credo in Dio. Traccia un ritratto inedito del padre in questa intervista, sia pur breve, rivelando il rapporto con la fede. Lo definisce profondamente cristiano nell'anima. E poi, a livello di tratto umano, caratteriale, in pubblico appariva taciturno e riservato, ma in famiglia si dimostrava allegro, ironico e grande affabulatore. Ci sono naturalmente anche delle foto in bianco e nero, così come nell'altra pagina. Suo padre fu anche insegnante. Quali libri le consigliò durante l'adolescenza e la giovinezza? Sentite come originale lo stile di un padre così colto, ma anche così attento dal punto di vista pedagogico. Personalizzava i consigli sulle letture. Per esempio, a mia sorella Laura, molto studiosa, con forti interessi culturali, suggeriva di leggere il libro di Federico De Roberto, I Viceré. Mentre a me, piuttosto refrattaria, consigliava L'illusione, il romanzo, sempre di Federico De Roberto, sui turbamenti giovanili di un'aristocratica siciliana definita la Madame Bovary italiana. E poi ancora la domanda sul rapporto con il cristianesimo. Secondo Anna Maria, Sciascia, le parole che volle incise sulla tomba dimostrano anche l'animo di credente. Ce ne ricorderemo di questo pianeta. E due suoi libri furono particolarmente impregnati della sua visione cristiana. Recitazione della controversia liparitana dedicata ad Adi e L'affair Moro. E poi naturalmente tanti altri dettagli, sia dal punto di vista della vita letteraria che dell'esistenza di persona, naturalmente con la sua impronta così siciliana, perché come sappiamo in particolare non c'è artista proveniente da quella terra che non abbia comunque alcune caratteristiche che nascono proprio da lì, da quell'isola che
sta nel cuore del Mediterraneo, in cui appunto sono passate, si sono intrecciate decine e decine di culture e di popolazioni. Vediamo subito la copertina di Voce Serafica, che si stampa ad Assisi, questo primo numero con la colomba e l'ulivo della pace, buon anno, pace e bene, e ci racconta Vito Isacchi di frate Costantino Ruggeri, un artista francescano della luce. Lo conosciamo meglio proprio attraverso le sue opere. Per la straordinaria mole di interventi tra progetti integrali e parziali di chiese, migliaia di metri quadri di vetrate per grandi santuari come per piccole chiese di quartiere in Italia, Europa, Africa e Giappone, nonché per la creazione di oggetti liturgici, è considerato tra i più importanti interpreti dell'arte sacra contemporanea. Questa è la chiesa di San Bernardo di Chiaravalle, presbiterio con le vetrate, una chiesa ovviamente, come vedete, assolutamente contemporanea anche nella sua progettazione architettonica, infatti 1989 datata. Poi la nuova chiesa del santuario di San Francesco Saverio, sempre alla fine degli anni 80, e qui siamo nella città di Yamaguchi in Giappone, presbiterio e vetrate. La nuova chiesa del santuario della Madonna del Divino Amore ci riporta a Roma, e a un decennio addirittura, tanto è occorso per quest'aula liturgica così bella. Vedete come ricorrono i colori che indicano il sacro, cioè l'oro con tutte le sue declinazioni fino all'arancio, e anche il colore dell'infinito che è il blu. E frate Costantino Ruggeri, dunque, un volto che ci aiuta a capire quanto sia bello anche riscoprire l'arte contemporanea attraverso i luoghi di fede. E poi, prima di chiudere, invece cambiamo completamente stile e testata, innanzitutto con il venerdì di Repubblica. C'era l'antico programma Domenica è sempre domenica, e da lì, parafrasando, c'è questo titolo: Domingo è sempre domingo. Una lunga intervista di Giuseppe Videtti, poi c'è anche il commento di Costume di Natalia Aspesi, e vedete che stile, come si vede l'uomo che ha un carisma e soprattutto una qualità, la voce che dalla foto sembra quasi comunque spuntare. Dopo oltre 150 ruoli, varie tentazioni pop, uno scandalo e il virus ormai alle spalle, il grande tenore Placido Domingo compie 80 anni e si rimette all'opera. Voglio chiudere in bellezza. È vero, magari tutti conoscono Domingo a partire dal famoso concerto alle Terme di Caracalla, quello voluto da Luciano Pavarotti, in cui oltre appunto alla nostra Ugo, la più famosa, e a Domingo c'era José Carreras. Ma in realtà Placido Domingo ha avuto una vita da figlio d'arte, perché entrambi i genitori erano appunto artisti proprio della stessa specialità, quindi grandi cantanti, però ha avuto soprattutto una vita intensissima, anche fatta di grande generosità verso i propri familiari, e soprattutto una vita che non ha paura di guardare oltre, nonostante abbia attraversato la malattia, il Covid-19, sia lui che sua moglie, oltre gli 80 anni, tra l'altro, quest'ultima. Quindi per noi non c'è motivo di smettere di parlare di questi grandi personaggi, anche se l'unico motivo in questo caso è che non abbiamo più tempo. Vogliamo fare gli auguri a tutte le persone che anche attraverso la loro passione, attraverso un'arte di vivere, stanno superando o hanno superato momenti difficili.